Abbiamo deciso di svolgere la nostra manifestazione insieme a Cartexpo a Fiera Milano City, quindi non a Ropero ma a Fiera Milano City dal 19 al 22 di gennaio, in completa sinergia con il CART, in modo da offrire ai nostri visitatori una fiera completa di 20.000 metri quadri e tanti espositori. Dopodiché la scelta strategica è stata quella di tornare a valorizzare le feste di tutto l'anno, e quindi non soltanto il Natale, come era stato negli ultimi anni, ma riscoprire quelle feste che sono importanti anche dal punto di vista commerciale ed economico, come San Valentino, la festa della mamma, le feste locali e patronali, la Pasqua, il Carnevale. Per cui troveremo nelle corsie della manifestazione tutti quegli espositori che offrono prodotti riguardanti tutte le festività. Allora, essendo una fiera B2B, quindi riservata agli operatori professionali, noi ci aspettiamo delle conferme, perché già il numero era molto positivo. L'anno scorso hanno visitato Festivity 9.000 operatori professionali. Quello che vogliamo fortemente, ma non dipende né da noi né da loro, ma dal mercato, è che i consumi riprendano e che quindi sia i visitatori che gli espositori possano fare affari in fiera, che come sappiamo è l'obiettivo principale di tutte le manifestazioni. Diciamo che con l'apporto del CART potremmo aspirare ad arrivare a 12.000 visitatori. Per quanto riguarda la manifestazione, pensiamo che insieme al CART possa coprire tranquillamente 15.000 metri quadri netti espositivi, e insieme al Promotion Trade Exhibition, che si svolgerà sempre quasi in contemporanea, arriveremo a 20.000 metri quadri netti. Nella prima parte dell'anno, quindi tra gennaio e marzo, la grande distribuzione effettua tutti i contatti per gli acquisti dell'anno successivo. Questo da sempre, e non c'è crisi che tenga, i prodotti devono essere comprati per poi essere rivenduti. Questo è il ciclo del nostro prodotto. In Festivity la grande distribuzione da sempre trova i migliori prodotti da mettere poi in assortimento dall'autunno in avanti. Quindi anche questo nuovo apporto di prodotti di tutte le feste farà sì che il compratore della grande distribuzione trovi ancora maggiore opportunità di vendita.